Essendo un derby nel senso stretto del termine, la contrapposizione sportiva tra vecchia signora e beneamata mette di fronte due tra le formazioni più sostenute, titolate e con maggior tradizione sportiva in Italia, oltre che probabilmente quelle con maggior fatturato nel bel paese. Soprattutto per quanto riguarda il massimo campionato nazionale, torinesi e milanesi si sono spesso battuti per le prime posizioni della classifica, se non direttamente per l'assegnazione dello scudetto. In altre parole, questo derby può essere considerato il classico del calcio tricolore. I giganteschi anelli del Giuseppe Meazza offrono, come al solito, uno spettacolo mozzafiato. Dovrebbe in teoria trattarsi di una partita amichevole, ma visti i protagonisti in campo direi che possiamo aspettarci qualcosa di più. Beh, sappiamo bene cosa aspettarci da queste due squadre ogni volta che si incontrano sul rettangolo di gioco. La sconfitta è semplicemente un'opzione da non prendere in considerazione quando si affrontano i rivali di sempre. Prepariamoci a una partita tesa e frenetica, a prescindere dall'importanza della posta in palio. Partita già in corso di svolgimento. Lukaku! E la palla è entrata! Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Un gol nei primi minuti, forse un po' inatteso da entrambe le parti. Danilo. Rabiot. Kostic. Prova a verticalizzare. Kostic cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Pallone rasoterra in aria. Kostic. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Rugani. Locatelli. C'è la palla lunga, in avanti. Lautaro Martinez. Ci mette una pezza. Riceve la palla. Darmian era ben posizionato e ha intercettato il pallone. Opportunità di ripartire. Cuadrado. Ken. Çalhanoğlu. Di forza. Locatelli. Riesce a rubargli il pallone. Vlahović. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Cerca l'uomo là davanti. Vlahović. Cerca un'azione veloce. Ken. E perde il duello fisico con l'avversario. E trova il compagno. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Rugani la fa sua. Pallone lungo, in verticale. Cuadrado. Palla che filtra per Cuadrado. Palla verso il centro dell'area. Darmian. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Se ne va. Çalhanoğlu. Scodella in avanti. Palla a Lukaku. Bella apertura. Palla filtrata a Lukaku. Il portiere dice di no. Che
Che salvataggio da parte del portiere! Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. E va a colpire di testa! Una buona iniziativa, ma non è bastato. Kostic. Prova a giocarla in profondità. Palla filtrante per Locatelli. Questo errore potrebbe essergli fatale. Mkhitaryan. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. L'avversario ha avuto la meglio. Attenzione, grande chance. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Pogba. Ken. Sulla fascia, in profondità. Ecco Cuadrado. Soltanto rimessa laterale qui. Grande occasione. Locatelli. Pallone alto nello spazio. Attenzione al tiro. E insaccano. Hanno reagito benissimo. Il pareggio mi sembra assolutamente meritato. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Si riparte di nuovo in parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Bella palla, devi approfittarne. Occhio alla conclusione. Allontana il pericolo. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Lukaku. Ottimo disimpegno, fondamentale. Recuperano il possesso del pallone. Çalhanoğlu. Tocco preciso. Çalhanoğlu. Può provare. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. L'Inter si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Cuadrado. E passa e trova bene il compagno. Rabiot a sinistra con il passaggio. Cerca il cross. Si fa trovare al posto giusto e allontana. C'è tiro. Çalhanoğlu. Lungo passaggio in avanti. Rabiot prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Palla Mkhitaryan. È in ottimo, cerca il tiro! E hanno sfiorato il gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari.
palla oltre la linea, gioco fermo. Chiesa tenta l'affondo sulla destra, occasione per il contropiede, si libera la grande, la mette in mezzo. Non c'erano abbastanza uomini in area di rigore, doveva aspettare ancora prima di mettere il cross. Stanno facendo di tutto per vincerla, secondo me attaccheranno fino allo scadere. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. In effetti non ne aveva più, l'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Pogba, Cuadrado, gioca una palla lunga e passa. De Vrij riconquista la palla. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo, uno sforzo encomiabile. Vede la porta, qui cercherà il tiro, altra occasione e c'è il gol dell'Inter. Una grande partita oggi. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Conducono con una rete in più degli avversari. Il vero avversario ora è la stanchezza. Non devono commettere passi falsi. Apertura di gioco sul fronte opposto. Çalhanoğlu. Scodella in avanti. Prova la giocata nello spazio. Ci prova. Gol! Vantaggio che comincia a essere molto comodo. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Tra le squadre si allarga a due reti. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. La gioca in profondità. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Bel pallone. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. Da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Si infrange sulla barriera. Chiesa. Ecco Locatelli. Cerca lo spunto. Chiesa. È un grande riflesso qui. Perfetta la parata. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Kostic decide di battere corto. Cross di Di Maria. Rugani. Locatelli. Riceve in ottima posizione. Se ne va. Lautaro Martinez. Palla che esce di poco e arriva il triplice fischio dell'arbitro. Una grande prestazione da parte di tutta la squadra. La vittoria è la migliore ricompensa, ma anche l'abbraccio dei tifosi racconta molto di questo trionfo. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Sono stati bravi, hanno fatto capire fin dall'inizio.